Ciao a tutti, qua siamo a Jaedo, questo è il punto dove dovete arrivare con la macchina, non dovete proseguire poi perché più avanti là trovate la frana, quindi per il momento si parcheggia qua, ma si andava poco più avanti. Diciamo che al di là di quella frana è dove poi inizia il percorso del fiume, dove poi voi arrivate agli stretti. A dopo. Qui siamo nel letto del fiume e praticamente si risale il fiume per circa un quarto d'ora fino ad arrivare agli stretti. Qui l'attrezzatura consigliabile è sicuramente scarpe da scoglio, una muta per non sentire il freddo quando si entra in acqua e una sacca come queste qua che abbiamo noi che ti permettono di nuotare senza che l'acqua raggiunga l'attrezzatura interna. Queste sacche si chiudono, si gonfiano d'aria e l'acqua difficilmente ci entra. Non sono per immersione, ma ti consentono di nuotare senza problemi. Questo è uno dei posti più suggestivi del Canyon di Jaedo, dove c'è questa cascata, sembra di essere in Thailandia, sembra di essere nel film di Lost. Qua ci prepariamo a fare la foto sotto la cascata, filtro ND64 e cavalletto ovviamente immerso in acqua.